You've lost that love and feeling. Ooh, I can't. That love and feeling. You lost that love and feeling, now we're gone. Che film è? Dato che qualcuno ha detto a me piace sognare e ogni volta che c'è un tuo video c'è un riferimento, una cosa per gli anni che furono. Gli anni che furono, poi ci attacchiamo all'argomento di oggi e finiamo il discorso live, dose minime, nuovi scienziati e tutto il resto e allenamento, parola che non capisce nessuno. E questa nuova cosa della WWF. Allora, innanzitutto, ieri sera. Ah, con calma, con calma, con calma. Perché oggi non ho il cappellino e già ho dovuto, vedi, ingellare. Comunque, è uno di scazzo, però. Ma che bella giornata, mi ricordo tante cose, basta una parola e tu sogni. Che cos'è il bello della vita? Avere il fisico, bello della vita è essere sereni, essere felici e godere di ogni momento, perché poi quando vengono con i chiodi oppure con la saldatrice a chiudere il cofano di zinco della bara, lì hai già sprecato tutto, hai detto tutto quello che dovevi dire ai tuoi nipoti, se hai tradito tua moglie diglielo e è finita lì. Sì, beh, una vita colorata è meglio di una vita piatta e pallosa, dipende, ci sono dei. Io penso che rifarei più o meno tutto, forse qualcosa no, visto come è andata a finire questo gioco di bodybuilding, penso di no. Penso che avrei preso altre direzioni e avrei perso meno tempo dietro a cose che poi sono rivelate. Comunque, senza rimpianti e senza cose, dato che qualcuno dice, azzo, a me è proprio viaggio, allora io quando ho aperto questo canale perché il bodybuilding è la mia vita comunque. L'allenamento non lo conosce ormai più nessuno, ormai c'è tutta la vendita possibile per tutte le polveri possibili immaginabili, tranne che allenarsi. Tutti vogliono diventare grossi senza avere né genetica né possibilità né esperienze, ma sono tutti. E poi oggi ci sono tutte le qualifiche del mondo, hanno capito come si fa. Dato che la gente è scettica, stupida, tronfia e tutto il resto, vuole il camice per poter dire sono sicuro di venire fuori da questo casino. Cosa più sbagliata possibile, ma a voi l'esperienza da fare. Mi perdo come avventurato, non c'è un cazzo da fare, vedi, quando a una persona gli piacciono certi discorsi poi si perde. Allora, tu dici mi piace perché ogni tanto fai dei riferimenti ogni 80. Questo canale è nato per l'allenamento, ma per tutto quello che era anni 80, queste cose qui, c'è sempre un riferimento. Ragazzi, siamo venuti da quegli anni, siamo venuti da un'altra Italia, questa non ce la meritiamo, e ogni tanto. Vado io come si chiama? Un pre-workout per farvi, eh? Come si diceva una volta, mica grosso. E ogni video tirerò fuori una cosa. Adesso abbiamo tirata fuori all'inizio. Su Instagram ieri ne abbiamo tirata fuori un'altra che ha beccato solo Amuro Ray. Ma Amuro Ray è. Ci vogliono dei nerd di merda, cioè io sono stato con gli occhiali e lo scotch in mezzo, tanto che mi chiamavano Murray Bozinski, e ti dico la seconda, perché poi ti dico la terza che ho detto all'inizio ieri.
La terza era Clatu Verata Nikti. Basta, no? Uno solo. Uno probabilmente non ha seguito la storia, o tra cazzo di Instagram e YouTube non c'è comunicazione. Non so spiegarmelo. Comunque la facciamo di qua e di là, così perlomeno. Magari facciamo felice qualcuno che magari oggi c'ha la giornata storta o che so io. Ok, per quanto riguarda un nuovo format, c'è gente che impazzisce per qualcosa con la quale siamo nati e cresciuti. I cartoni animati, tutte queste stronzate qui. C'è gente che impazzisce ancora a certa età. E c'è gente che è cresciuto con qualcos'altro, a parte i film anni 80 che hanno fatto da padre e da madre per certi ragazzini sfigati come noi. Ed era il wrestling con Dan Peterson, così come Guido Bagatta ci ha tenuto. E ho avuto la fortuna di incocciare in una persona, non so se l'ho già detto. L'ho già detto nelle storie di Instagram, che ha avuto a che fare con questi grandi campioni da vicino, avere la possibilità anche di dire due cazzate, sapere due cazzate, in quanto non solo puoi fotografare, ma ci sono persone vicino a questa, insomma, si è potuto avere delle fotografie che magari l'avrà anche postate su certi siti suoi, perché chiaramente sono foto scattate da lui che hanno dietro degli aneddoti, ma degli aneddoti allucinanti, nel senso che i wrestler non sono come i bodybuilder pallosi, sono comunque gente con stazze diverse e a cui piace far festa. Difatti, tanti di loro sono sconquassati mentali, sono morti, sono tanti sono con noi che possono raccontare ancora altri aneddoti, e sono cose che per la gente che adora questa roba, me compreso, mica andate fuori, ce ne sono chiccacce proprio dove andate completamente fuori di testa. Chiudiamo questo argomento qua e parliamo almeno dell'allenamento, di quello che sta succedendo, che è allenamento ancora zero. Ancora allenamento zero, testa a dare, vendere. Abbiamo parlato di Curtolo, adesso che se l'avete a Muscle Dandy, che è tanto tempo, io dovrei stare a fare discussione con Neuro qualcosa, Bio quell'altro e psicologi psicopatici e psichiatri che sono il danno proprio del 2020, non ho voglia. Non ho voglia, perché sono tutti quanti campioni di qualche cosa. Però, discorso fondamentale per quanto riguarda l'allenamento, che l'allenamento, la dose minima, ma qual è la dose minima? Mi sta, anche nella live con Colbax, Nocerino, adesso. Curto lo sta da tutte le parti, per cui il consorzio Sassi, Presti, Curtolo andrà cercando di recuperare tutto il grano possibile e immaginabile, a rastrellare tutti quelli che cercano di farsi allenare da un campione che teoricamente dovrebbe saperne più degli altri. Non è vero. Da quello che ha un preparatore che è riuscito a piallare tricipiti di 20 atleti, e un dottore che si suppone che sia lì quando i cazzi diventano troppo, when the going get tough, tough get go, quando il gioco diventa duro, Curtolo comincia a giocare. Il problema è che c'è poco da giocare, è una sorta di roulette. Puoi controllare, ho già detto, cuore, reni, scolorimenti, varie. Poi alla fine, Ocio ha girato le orecchie, ha girato le zampette. Dov'erano i dottori? Nessuno si è mai visto avere una persona che dice: stai tranquillo,
Ieri ho visto davvero, davvero la preparazione di McCarver. Io mi domando, io penso ci fosse stato qualcuno, ma più che altro non che dia o che studi molecole o te le combina, ma vaffanculo, va Gianluca. E più che altro che ogni tanto gli controlla il cuore, ogni tanto gli controlla non se ha la caccadura, curtolo, ma vai a cagare, ma controlla se sta per andarsene o no. E saremmo stati sui 10 grammi. Per cui di conseguenza. E non aveva ancora i rebound, alcuni effetti collaterali che ha il vostro campione, l'orgoglio, che sono gravi, ma pesantemente gravi. Però lì chiaramente ognuno si fa i cazzi propri, abbiamo un Mister Olimpia che sta per andare due volte. La prima volta è andato a fare una figura di merda, perché mancano delle cose, non ci si può avvicinare lì. Non penso che questa volta si possa sperare di recuperare 2, 3, 4 posti, sarebbe follia. Comunque, o rientrare nei primi 5 sarebbe una presa per il culo alla grande, cioè proprio. Miglioramenti da ultimo a questo posto sarebbe. Per cui è un discorso di recupera grano fin dove recuperare, no? Per cui abbiamo il team fatto X. Via con le prenotazioni. In una live, chiaramente una persona dice: ma qual è il limite minimo per poter avere risultati? Adesso te lo dico per l'ultima volta e tu vedrai che non capirai un cazzo, perché siete persone che purtroppo non sono abituate a entrare in una palestra e dire mi spacco il culo per X tempo, poi vediamo cosa succede. Questo era il bodybuilding. La testa agisce in modi che sono misteriosi. Perché quando arriva da me uno psicologo che dice, o uno psichiatra che dice ti posso curare il cervello, io divento pazzo. La motivazione ha delle cose tremende. La genetica e la motivazione. La genetica fa un 90%, 70%. Mettiamo anche se sei motivato e geneticamente tosto, vai a manetta. Se sei sfigato in genetica e hai una motivazione della Madonna, fai tanto, ma non arrivi come adesso la mosca deve passare a rompere i coglioni. Comunque. Si parlava di una semplicissima TRT, che adesso stanno parlando solo di cazzo di TRT, vivono in TRT. Mi chiama un altro dicendo ieri sera, ma c'è, sai, non sto, sono un attimino così, non so perché, e io dico, controlla certi valori. E controlla anche se sei vicino a certe fonti radioattive o che so io, perché a 44 anni senza anamnesi, senza. Infatti abbiamo scoperto più o meno. Ti saluto, ciao, e spero di esserti stato utile per eliminare questa rottura di coglioni di TRT a vita che serve solamente per chi veramente sta soffrendo. Non ho studiato, è una semplice esperienza. Non c'è bisogno di un dottore endocrinologo, microbiologante, micromachines e quello che vuoi per dirti che al di sotto di una certa grammatura puoi fare il cazzo che vuoi, come feci io, e non aver bisogno di PCT, che tu non conosci, perché ti hanno messo davanti una soluzione che non è quella. La soluzione che ti metteranno davanti è quella di poi di continuare. Invece tu devi chiudere il rubinetto, come io chiuderò esattamente tra un mesetto e mezzo.
perché mi sono rotto le palle e voglio conservarmi, non voglio andare avanti a dover, sai, fare come dice Igor, con gli incontri galanti devi farti una spruzza un po' prima. Non la trovi, non la fanno più, l'incontro galante. E queste sono quattro con queste. E va bene, e qual è la dose minima? La dose minima possono essere 400 mg di stupido testosterone. Possono essere. Quelle con i Mivita molto corti, per cui un propionato puzzolente, un fenil propionato, uno ogni giorno sì, giorno no. Perché non si può iniziare con un fenil propionato e finire con un fenil propionato. O si inizia con un enantato. E a fine di settimana si riprende l'enantato, domenica domenica, ma sarebbe anche lì troppo lunga, anche se 7 giorni, 10 giorni li tiene. Preferirei qualcosa di più veloce che si consuma prima e ha un effetto, diciamo, meno surrounded. Questa è una cazzata, per esempio. Già 500 mg è la dose minima per la quale non serve la PCT. In 8 settimane, con del cipionato che non si sapeva ai tempi quanto cazzo poteva durare, le emivite non si sapeva, avevamo 20 anni, te lo davano, lo prendevi, facevi l'iniezione, non sapevi, non sapevi. E comunque sia non arrivavi mai, ma neanche lontanamente, a 700 mg, si mettevano 10-15 kg. È una forza disperata. Ma perché c'era l'allenamento di mezzo? Già adesso con una persona che magari mette un grammo e due, che poi non sono un grammo e due perché a voi piace parlare di questa roba qui bella e chiara, perché sono merda annacquata. Oggi non è più la stessa roba di una volta. Anche oggi le bottiglie di plastica sono. Una volta se tu aprivi una bottiglia di plastica, l'aprivi, oggi torci tutta la bottiglia di plastica. Hanno cominciato a fare. Sulla plastica hanno fatto una cosa buona, ma sicuramente ne faranno degli altri usi. Il discorso è solamente questo, oggi siamo alla gara al consumo, per dove abbiamo. Per vedere dove questo mondo riesce a scoppiare per prima. So qual è la nostra fine: sciogliere i ghiacci, andare in giro alla Mad Max, trovare le scatolette di tonno come si faceva in guerra. Perlomeno, cazzo, gente sana che faccia quello che deve fare per poter avere a che fare con la famiglia. Comunque, a parte questi discorsi apocalittici, che però intanto cominciano a esserci perché il risparmio di energia e i lampioni per la strada, col cazzo, cominciano a non esserci. Dose minima, io posso sparare anche per avere dei risultati tosti, 400. 400. Per chi non ama le iniezioni, beh, mai sempre le pastiglie, mai. Per rispondere alla live di Venturato e Colbax, con 400, una persona che ha una genetichina perlomeno normale e una voglia del non la voglia, il metodo di allenamento, e non che prende e quando comincia a sentire fatica lo appoggia. Adesso uscirà il video di Gioia, Gioia, Strongman, abbiamo fatto le cose insieme, poi siamo dilettati a cagare il cazzo a Domingo come al solito, che adesso è diventato nutrizionista, adesso non insegna più un cazzo, diventa nutrizionista. E vi posso assicurare che l'allenamento, quando cambia, o l'allenamento aerobico, anaerobico, comunque sia, quando hai voglia di fare qualche cosa la fai. Difatti ero inzuppato a merda. Non so come ho fatto a fare la prova del martello, ma per rompere il cazzo a Domingo
Allora, l'ho fatto col braccio sinistro. Non mi sembra che Domingo sia arrivato a quei punti perché PL stacchi, 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 fin quando non vi si stacca qualcosa. Quando arriva la fatica, l'allenamento di bodybuilding è un allenamento che rompe i coglioni al sistema neuromuscolare. Poi vi faccio vedere un video dove una persona diceva Menzer aveva ragione e dove si descrive alcune cose tra Steve Reeves e Menzer. Prima, quando si adatta a questo sistema neuromuscolare, a questo esercizio, viene naturale. Chiaramente ogni volta lo cambi. Vi dico un'altra cosa molto importante per chi si allena bene, per chi è arrivato a fare quel muscolo, rompe gli coglioni tutte le volte per esaurirlo. Ho provato a cambiare perché mi ero annoiato, cominciavo a vedere il peso e a rompermi le palle perché ho ancora quella cosa. Ho cambiato delle angolature che non avevo mai provato in 30 anni, mai. Non perché ci fossero delle attrezzature, perché l'esperienza poi ti porta a provare determinate cose. E ho avuto delle sensazioni che erano 100.000 volte più forti del solito pompaggio dovuto dalla supinazione e dalla panca squat. Nella testa alcune persone dicono oggi perderò il giorno, diventerò più piccolo. Questo succede fino a quando hai 27 anni, quando hai ancora la garanzia sul pene. Invece poi quando diventi più grandi, diventi capace di te stesso e riesci a capire, non c'è nessuno che ti debba dire cosa devi prendere o cosa devi fare, capisci che sei arrivato, capisci quando non è il tuo momento, capisci e capisci tante tante cose. Penso che userò ancora quel, diciamo, discorso per un po', per poi ritornare al mio affezionato che mi ha portato avanti per insomma, non è che ci possono essere tanti esercizi o tante combinazioni. Quelle sono. Per il momento vi saluto, vi ho detto più o meno tutto. Non so quando questa cosa del wrestling comincerà. La sigla già l'avete vista. Era il 1990, cazzo, ragazzi. Era un anno prima di Terminator 2, avevo 14 anni. 16 anni e non lo so, vediamo se la cosa potrebbe interessarvi. Io quando lo sentite, a parte ridere, cioè sono andato indietro nel tempo, che è l'unica cosa che ci rimane. Poi comunque sia, l'allenamento è sempre quello che è difficile da vendere perché è il pacchetto più pesante, più doloroso e più difficile da spacchettare. Ci siamo comunque, è sempre, va bene?